Dio di ogni bontà, guarda a noi che dobbiamo conoscere il mistero della tua vocazione e della tua elezione, un mistero di grazia, di salvezza, ma anche un impegno di donazione, di appartenenza a te. Aiutaci a scoprire qual è il modo migliore per poter essere come tu ci vuoi, per poter diventare immagine viva del Cristo tuo Figlio tra i nostri fratelli e sorelle di questo tempo, di questi giorni. Abbiamo bisogno, Signore, della tua presenza accanto a noi, abbiamo bisogno delle tue mani che ci plasmino, dell'opera del tuo Spirito, che rende il nostro cuore capace di vedere, capace di sentire, capace di accogliere. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, Signore, apostoli e santi della mia Chiesa. Continuando il nostro cammino di riflessione, guardiamo oggi alla nostra identità di consacrati. Ci sono tanti modi di vivere i doni carismatici che lo Spirito fa alla sua Chiesa. Sono tanti i modi di vita in cui l'esperienza di Cristo si attua. Però nella storia della Chiesa c'è stata una forma che in modo speciale ha riprodotto la vita di Cristo, il suo modo di vivere tra gli uomini. Il modo che noi chiamiamo di vita religiosa o di vita consacrata religiosa, cioè che vivono in povertà, castità, obbedienza e in comunità. Ed è il modo in cui il Signore ci ha chiamato a esprimere la nostra vocazione. Ed è un modo che ha scelto Lui. Noi tante volte pensiamo che siamo noi che scegliamo, ma è Lui che ci ha scelto. Noi abbiamo detto sì, quello è importante. Però la cosa più importante è che senza la sua chiamata, senza la sua continua assistenza, noi non potremmo vivere la nostra vocazione, la nostra elezione. Che anche cominciando dalla vocazione a seguire, obbedire al comando di Gesù, la messa in moto, la si può vivere anche in modo laicale, con una consacrazione laicale, con una consacrazione sponsale. Ma il modo più alto è quello di vivere al modo di Cristo, nel suo stesso stile di vita. Cioè, la consacrazione religiosa, vedete nei consigli evangelici, proprio come viene espressa dalla Lumen Gentium, già, che ne dà diremo un senso all'interno della Chiesa, dice che è il segno della sua vita e santità, l'umiltà. E vita consacrata, proprio riprendendo questa dottrina, parla di una professione dei consigli evangelici che appartiene indiscutibilmente alla vita e alla santità della Chiesa, e per questo dice non potrà mai mancare. Ma che cos'è di fatto? Cosa significa? Anche qui la vita consacrata, l'istruzione dell'esortazione apostolica post-sinodale, è molto chiara. La professione dei consigli evangelici è intimamente connessa col mistero di Cristo,
avendo il compito di rendere in qualche modo presente la forma di vita che egli scelse, additandola come valore assoluto ed escatologico. Gesù stesso, chiamando alcune persone ad abbandonare tutto per seguirlo, ha inaugurato questo genere di vita che sotto l'azione dello Spirito si svilupperà gradualmente lungo i secoli nelle varie forme della vita consacrata. Quindi questa vita al modo di Cristo ha lo scopo di portare a pienezza quello che è, vedremo, il modo di vivere nuovo, la vita nuova, specificata nel battesimo. Una vita che è nel mondo, ma davvero già non appartiene al mondo, perché ha i segni in sé della vita eterna. Vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio, in castità, i consacrati confessano che Gesù è il modello di ogni virtù, raggiunge la sua perfezione, la sua forma di vita casta, povera, obbediente, appare il modo più radicale di vivere il Vangelo su questa terra, un modo, si può dire, divino, vita consacrata 18. Quindi, quando noi contempliamo la nostra vocazione, dobbiamo partire da questo. Davvero il Signore vuole in noi riprodurre la sua vita, il suo stile di vita. Davvero manda il suo Spirito su di noi perché si compia la sua opera, quella di fare di noi la continuità della sua presenza. Questo cosa comporta? Che la nostra specifica vocazione ed elezione a vivere con lo stile, col modo di vivere di Cristo, dentro la specificità che ciascuno di noi ha ricevuto in dono dallo Spirito, l'attenzione ai fratelli più poveri, anzitutto l'obbedienza al comando suo della loro guardia, del bisogno di lui, del bisogno di lui per avere operai, per operare la salvezza, entrare quindi in questa comunione o in questa passione, direi, perché tutti siano salvi e perché tutti siano salvi in obbedienza al suo comando, invochiamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra esistenza associata a Cristo, i buoni operai. Quindi è tutta la nostra esistenza che viene avvolta, non perché noi ci impegniamo a farlo, ma perché Lui lo ha fatto e lo fa e continua a farlo. Saper contemplare in noi l'opera di Dio. Noi troppe volte ci fermiamo alle nostre fragilità, alle nostre debolezze, che è bene per cercare di vincere, ma lo sappiamo bene, ci riusciamo molto poco. Tante volte ci proviamo, qualche volta ci va bene, ma forse più di qualche volta ci va anche male. E ci blocchiamo tante volte, perché non ci rendiamo conto che davvero chi opera in noi, nel nostro cuore, chi opera per mezzo nostro è Lui. Noi siamo uno strumento. È proprio la consacrazione attraverso i voti religiosi ci aiuta a diventare questo strumento della grazia del Signore. Lo scopo non è per essere noi più santi. Lo scopo è per essere noi più aderenti a Cristo ed essere capaci, non per nostra forza, di essere l'opera di Cristo tra gli uomini. E allora credo che dobbiamo andare a guardare la specificità, che cosa fanno, che cosa fa Dio
attraverso questi tre voti. L'opera di Dio si esprime sempre attraverso due azioni contemporanee. Con l'una ci libera, con l'altra ci mette in cammino per una vita nuova, per un servizio nuovo. Questo lo fa anche con la consacrazione. È vero che noi facciamo i voti, ma è più vero che lui opera l'effetto dei voti, la consacrazione, cioè ci rende sacri. In fondo, i tre voti vengono da un lato a darci la forza per, diremmo, espiare, però non mi viene la parola giusta in questo momento, cioè superare quelle che sono le debolezze fondamentali dell'uomo, le ferite più grosse che sono state inferte nella nostra natura umana dal peccato originale. E attraverso questi tre entriamo voti, entriamo nella logica delle beatitudini. In fondo sono un compendio delle beatitudini. E noi cominciamo ad operare quello di cui parla Giovanni nella prima lettera, il capitolo secondo, versetto 15-16, quando dice: non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. Abbiamo il mondo con la liturgia per Giovanni, che è il maligno, il male, che è stato inserito per colpa del serpente infernale, di Satana, e il peccato originale, quello che ha messo in moto le fratture all'interno dell'uomo stesso e all'interno dell'umanità. E sono queste tre, chiamiamole concupiscenze, queste tre, questi tre modi disordinati che rompono l'ordine della grazia e della santità. E siccome Dio ci ha creati come popolo, come fratelli, ha bisogno che viviamo in comunità, che viviamo comunitariamente, segno e testimonianza di un cammino di superamento di queste tre concupiscenze. Per cui la nostra vocazione, i nostri voti, vanno letti all'interno della vita comunitaria. Cosa intendo? Non è tanto la comunità fatta di persone, ma è quanto l'identità comunitaria, cioè il tipo di vocazione e di carisma che ci è stato donato. Sono strettamente congiunti, non possono essere un fatto individuale e personale. Non. Anche l'eremita è chiamata a vivere nel cuore della Chiesa, come comunità Chiesa, se no non riesce a vivere. E direi che proprio nei tempi moderni, con le nuove forme che a volte stanno nascendo, è di eredità agiato, se non sono accompagnato, se non riescono a esprimere bene questa realtà, vanno a finire molto male. Ho avuto esperienze, diremmo dirette anche quando lavoravo all'interno della congregazione su questo. Questa è povertà umana. Perché è facile passare da un grande desiderio di santità a una grande esperienza di male, senza quasi accorgersene, quando si è soli. Per cui dobbiamo partire allora da un atto di fede comunitario. E mentre pensavo a questo atto di fede comunitario, cioè di istituto, di congregazione,
mi è venuto in mente l'atto di fede del popolo eletto, quello che troviamo nel capitolo 6 del Deuteronomio, versetti 4-49. È un brano che conosciamo. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e tutte le forze. Questi precetti che io oggi ti do, ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi. Li scriverai sugli stipiti della tua casa, sulle tue porte. È il famoso Shema Israele. Vedete, se noi vediamo, è davvero un prendere possesso di tutti i momenti. Fino ad averlo davanti agli occhi sempre, per darlo davanti agli occhi. Cioè, cosa voglio dire con questo? Che la nostra identità di consacrati, Dio opera questo. E questa azione dobbiamo averla, la coscienza di Dio che è in noi, che ci avvolge totalmente, dobbiamo averla sempre. Ed è una convinzione che fa diventare di noi, darebbe davvero un'appartenenza. Diventiamo il popolo di Dio e Dio diventa il nostro Dio. C'è un'alleanza di proprietà che avviene proprio dentro la consacrazione dei voti, in cui la presenza amorosa di Dio verso di noi corrisponde una sequela sottomissione da parte nostra, attraverso la storia che Dio compie, come la storia ha compiuto attraverso il popolo di Israele, così attraverso di noi compie una storia. La storia non la facciamo noi. Noi la viviamo dentro, ma Dio dentro questa vita nostra scrive la sua storia, cioè quella dei suoi gesti di amore, di grazia, di salvezza, di elezione. Perché è una elezione? Perché a me? Così ha voluto lui. C'è davvero una elezione che ci accompagna. Dentro la grande storia dell'umanità c'è una elezione particolare che ci è stata donata. È la nostra vera grandezza, non le cose che facciamo, non quello che verrà ricordato per i secoli, eccetera, ma quello che Dio scrive. Anche se le nostre, il nostro cuore, le nostre opere sono di pietra, dure, questa scritta ci sono. Ed è bello sapere questo, vedete, perché? Perché ci aiuta ad affrontare con più serenità. Non è uno sforzo titanico da fare. È l'idea di sentirsi amati in un mondo privilegiato, saziati da questo amore. Perché vedete, noi facciamo i conti con la nostra umanità. Davvero siamo, portiamo questo invaso di Creta, cioè davvero questo rovento ardente che brucia e non si consuma perché non ci consumiamo. Suscita da un lato curiosità, dall'altro paura. Di fronte all'elezione, all'amore di Dio e anche alla grandezza della chiamata, è normale che abbiamo paura, che ci rendiamo conto che non abbiamo le forze per fare questo. Ci rendiamo conto che noi da soli non siamo in grado. Allora ecco, la comunità come presenza di Dio ci viene a sostenerci. E lo vedremo meglio. La comunità è una comunità di fratelli,
Ma non dimentichiamo che quando ancora nel mondo c'erano solo due fratelli, uno ha ammazzato l'altro, Caino e Abele, c'erano solo due. Cioè, questo non per dire che uno si ammazza con l'altro, ma per dire che c'è una lotta di, dentro noi stessi, prima di tutto. Perché? Di fronte alle richieste di Dio che viene a chiederci cose sostanziose, viene a chiederci, non così nel semplice, viene a chiederci l'offerta totale di noi stessi. Quando dico totale, è totale. Povertà, castità e obbedienza sono l'offerta totale di noi stessi. Lui vuole prendersi tutto e si prende tutto. Ed è una lotta, perché lui vuole prendersi tutto e noi non vogliamo che se lo prenda, perché abbiamo paura di perdersi. Che non so, credo che qualche volta sentiamo questo, almeno qualche volta, anche troppo spesso io, ma ancora è una lotta. E bisogna capire allora che la consacrazione è bellissima guardata dal lato di Dio, ma dal lato nostro è anche una lotta. Una lotta con Dio per imparare a vivere questa consacrazione. Perché abbraccia davvero tutte le dimensioni del nostro vivere. Come possiamo combattere questa battaglia? Con il grande desiderio di appartenere, con la grande fame e sete di Dio. Senza fame e sete di Lui è difficile, perché si lotta proprio per la fame, per mangiare, per sopravvivere, per vivere. Cosa lo fa un uomo pur di sopravvivere? Ed è davvero una lotta per la vera sopravvivenza, quella vera, non quella del giorno. È un bisogno di santità, non come proclamata dalla Chiesa, ma come santità operata da Dio in ciascuno. Per cui vedete, vivere allora la nostra consacrazione diventa un luogo attraverso il quale noi lottiamo con Dio per raggiungere la pienezza di questa consacrazione, di questa appartenenza. Lui ci appartiene già totalmente. Lui si è dato totalmente fino in fondo. E Cristo ne è il modello. Contemplare Cristo crocifisso è contemplare proprio questa donazione totale a noi di Cristo. Lui è voluto appartenerci fino in fondo, fino a farsi uccidere. Noi dobbiamo appartenere a Lui fino a farci uccidere. E questo lo viviamo come? Nella vita normale, propria della vita comunitaria, dei servizi che siamo chiamati a svolgere, dentro un percorso del quale non siamo noi i padroni, ma è Lui, attraverso altre persone. E c'è un cammino da fare, uno sviluppo continuo che dura tutta la vita. E ogni tappa della nostra vita, ogni esperienza, è una tappa nuova, di un approfondimento nuovo, del modo di essere poveri, casti o vedenti. Diventano i voti, diventano un'esperienza continua di un percorso. A volte è più importante l'uno o l'altro, ma tutti sono sempre avvolti intorno a questo cammino di appartenenza a Dio. Ma ciascuno voto svolge un suo compito, è uno strumento. Il nostro sì, attraverso i singoli tre voti fondamentali, poi il quarto voto, ci esprimono questo nostro cammino di appartenenza. Il voto di castità ci
ci interroga profondamente la nostra identità di uomini, persone umane. La sessualità anche nella Bibbia è vista in modo positivo, è lo strumento che Dio ha dato all'uomo per partecipare alla sua opera creativa, vitale, per la continuità della vita. Quindi, nella cultura patriarcale, specialmente il figlio maschio era fondamentale, era la continuità della famiglia, della specie. E quando non c'erano, erano piante uguali. Pensiamo alla sterilità, se noi vediamo. Ma Dio ogni tanto quasi si diverte a donare la sterilità per dire i figli, dico io, sono diversi. Ricordiamo la sterilità di Sara. Ricordiamo un'altra femmina di Anna, la madre di Samuele, che piange disperatamente, lacrime e preghiere. Per cui, a volte perché allora ci domandiamo questa consacrazione? Credo che non ci siano spiegazioni. Troviamo nella scrittura due testi che ci aiutano a capire qualcosa, cioè entrare in questo mistero di amore, perché è un mistero di amore. È Matteo 19 e Prima Corinti capitolo 7, in cui Gesù proclama la dottrina sul matrimonio che però blocca il divorzio, diciamo, e gli apostoli si rendono conto che per loro c'è qualcosa che non va. Non tutti possono capirlo, il Signore. Dice, se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Loro lo vedono dal lato pratico, ma c'è qualcosa che intuiscono. E Gesù risponde, non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. E poi c'è la frase sugli eunuchi, che non spiega, dice alla fine, chi può capire capisca. E conclude solo agli altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. La traduzione qui dovrebbe essere diversa, che il regno dei cieli hanno fatto diventare eunuchi. Che il regno dei cieli ha fatto diventare eunuchi. Cioè, la loro passione per il regno dei cieli li ha fatti diventare eunuchi. Cioè, questa, diremo, eunuchia viene prodotta dagli uomini, viene prodotta dalla natura che sono nati così, ma altri sono resi tali dal regno dei cieli, dalla passione per il regno dei cieli. Cioè è il regno dei cieli, il regno eterno, a provocare questa spinta, questa forza che rende la persona casta, vergine. In altre parole, parlo da un teologo che dice, in altre parole, è il comandamento di Dio, cioè Dio stesso, che afferra la persona con una passione talmente forte, talmente impellente, da arrivare a travolgere tutta la vita. Passione che conduce ad una decisione talmente radicale che la Bibbia può difficilmente contemplare. È qualcosa che va oltre quasi la storia dell'Antico Testamento. C'è qualcosa di nuovo che solo Cristo pianta. È davvero un essere afferrati o soggiogati da Cristo, sedotti. Paolo ne parla invece. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore come piacere del Signore, cioè è un indirizzo ad andare verso il Signore, ad aprirsi, a non avere ostacoli nel cammino verso il Signore. Però vedete, al di là di tutto,
è una verità annunciata. Non c'è una logica dietro. C'è una questione vitale. La vita non ha logica. È. Perché appartiene a Dio. Chi è Dio? Sono colui che sono. È l'essere che vedo. Qui si entra in qualcosa che appartiene a un essere nuovo. Ecco perché si parla di novità di vita, e quando si parla di consacrazione, ogni volta si parla di nuovo battesimo, non perché sia un altro battesimo, ma perché porta a compimento, a pienezza, quello che il battesimo vuole esprimere. Direi che si tratta di un fare spazio allora. Questo voto non è altro che questa volontà di fare spazio, di accogliere e contemplare il mistero dell'amore totale di Dio che totalizza il cuore dell'uomo. È un bene di fede. Io credo che l'amore di Dio merita la mia appartenenza totale, corpo, anima e spirito. È molto più di una realtà sponsale. Non si tratta di una realtà sponsale, si tratta di un accogliere un'opera più grande di noi. Ecco perché è un mistero di fede, cioè un mistero è qualcosa che è più grande. Noi ci tuffiamo dentro a questo mistero con tutte le nostre debolezze, con tutte le nostre realtà. Sappiamo che entrando in questo mistero Dio opera, e possiamo dire con Giovanni, San Giovanni, noi abbiamo creduto all'amore. Abbiamo creduto all'amore, cioè abbiamo creduto che la potenza dell'amore di Dio possa fare cose impossibili. Ecco perché Paolo parla di fede. Agostino dirà: nessuno può essere casto se Dio non lo rende tale. Quindi, vedete, questo lavoro voto di castità è qualcosa che ci porta in una generazione nuova. Non ci viene tolto nulla. Dio non toglie mai, porta pienezza, una pienezza che noi non saremo in grado veramente di arrivare, sono nelle Lui che la compie. Ed è un mondo diverso di generare. E penso alla nostra vocazione di obbedienza rogata. È un modo di generare i buoni operai, un modo di generare e partecipare alla rinascita del mondo intero, alla salvezza, alla raccolta dei granai del cielo. Al di là di quello che facciamo, al di là di tutto, con il nostro essere consacrato. Sia che, non so, stiamo evangelizzando il mondo, ci ascoltano milioni di persone, sia se stiamo facendo una pulizia per terra, non cambia niente, perché è questa totalità di amore che ci avvolge. È questo che ci rende allora partecipi. Da un lato attraverso le nostre debolezze delle messe abbandonate, ma dall'altro il miracolo del dono dello Spirito che le raccoglie attraverso l'offerta di Cristo in noi e di noi in Cristo e con Cristo. C'è questo radicale amore che lega Cristo a noi attraverso questo voto e di conseguenza a noi e a Cristo. Così diventa la consacrazione, diventa una trasparenza, qualcosa di limpido che mostra che cosa? Mostra il primato di Dio, il primato del suo regno, il primato di quello che Lui chiede. Diremo che si crea uno spazio aperto, un cuore che partecipa, entra dentro per il suo piccolo alla lunghezza, all'altezza, alla profondità del cuore di Cristo.
ovvero la scelta celibataria d'ora, allora è una scelta di un amore più grande, di un amore che non si accontenta, di amore che non si sazia e che solo Dio può saziare. Ed è importante avere questa continua fame e sete del suo amore, della sua pienezza. Credo che, ecco, questo è un tema che si può più che discutere e affrontare. Si tratta davvero di ascoltarlo nel cuore, sapendo che è sì una lotta con Dio, con il suo amore, perché questo amore trovi sempre il suo spazio in noi, ma nello stesso tempo, al di là delle nostre incapacità, c'è la potenza di Dio, alla quale sempre dobbiamo imparare a fare riferimento. Forse per troppo tempo si è messo al primo posto la nostra ascesi, non è che sto dicendo non ci deve essere, ma forse abbiamo dimenticato che nonostante tutta la nostra ascesi non faremo nessun passo verso di Lui se non Lui non scende a noi. E Lui si è già sceso e non ci dimentichiamo. Lui si è già compromesso totalmente. Questo vale per il voto di castità, ma vale anche il voto di povertà e di obbedienza. Cioè, i tre voti vanno visti in modo unitario. L'uno fortifica e rende possibile l'altro. Guardiamo al voto di povertà. La povertà nella scrittura non è vista come un bene. Il ricco è il segno della protezione, della benevolenza di Dio. Abramo che fa pellegrini e a cui promette figli a non finire. Il possesso della terra promessa per Israele è il segno della sua forza, della sua grandezza. Cos'è allora il voto di povertà? È avere o non avere? Come si legge? Noi siamo troppo abituati dalla nostra società, dalla nostra cultura, a vedere la povertà alla luce della ricchezza materiale. Qual era la ricchezza di Abramo? Se noi leggiamo attentamente ci accorgiamo. Era la promessa di Dio, era Dio stesso che doveva mantenere la sua promessa. Ma quanto ci mette per farlo? La prima proprietà che riesce ad avere è la tomba della sua moglie, e la deve pagare, pagare cara. Perché l'unica ricchezza era Dio. E Abramo impara pian piano a capire che l'unica ricchezza è Dio. E dimostra che ha cominciato a capirla quando lì, arrivando alle grandi pianure irrigate dal Giordano, e sono costretti a scegliere tra Lot e Abramo, lascia a Lot la parte migliore, quella più fertile. E lui se ne va nel deserto, nella parte deserta. Sarebbe illogico. No, lui ha la promessa, si interessa più. Ecco allora che già Abramo ci mostra la via di che cos'è la povertà. La povertà è avere una sola ricchezza. Quel va, vendi tutto quello che hai. Quel mercante che vende tutto e compra quella perla. La povertà allora non è un discorso di ricchezza, ma è un discorso di dov'è la nostra ricchezza, di qual è la nostra ricchezza. La povertà è abbandono e libertà da tutto.
è il voto della libertà più piena. E la comunità cristiana comincia, diremo, a intuisce subito il valore di questa grande possibilità. Tutti erano un cuore solo, dice gli Atti, un'anima sola, tenevano ogni cosa in comune, in modo che nessuno fosse nel bisogno. Più ricchi dividessero con i poveri, ed era una lotta, questa che nella scrittura profetica, ovviamente nei profeti è molto presente. La comunità cristiana, in fondo nessuno dovrebbe trovarsi in necessità, ma il punto più forte, più preciso è che, come dice il Vangelo, là dove è il tuo tesoro è anche il tuo cuore. Cioè là dove c'è quello che tu vuoi avere per essere, perché il possedere è indice che io sono, io ho qualcosa di mio, l'indice più vero è che io non ho niente di mio, perché io sono tutto di qualcun altro. E questo qualcun altro, che è tutto, è mio. Allora il mio possesso addirittura vivo. La mia terra, la mia terra promessa, è Dio stesso, un Dio cercato con tutte le forze. Come con tutte le forze ci cerca a volte il mammone, il denaro. Abbiamo due immagini nel Vangelo che colpiscono e fanno vedere cosa significa incontrare Cristo e scoprire la povertà, cioè scoprire la libertà, scoprire la ricchezza che è Cristo. È il giovane ricco e Zaccheo. Tutti e due vogliono vedere Gesù. L'uno ci arriva con le sue ricchezze. E va, sappiamo cosa le dice Gesù. E come fa lui? Se ne andò via triste perché aveva molti beni, possedeva molti beni. Per cui il possedere molti beni non gli interessava, quelli erano più importanti di possedere Gesù. Gesù l'ha messo o l'uno o l'altro. E lui dice, questi pesano più di te, Gesù. Io li volevo tutti e due, ma non è possibile. Zaccheo va con la sua curiosità, anche ingenuo. Quest'uomo ricco, potente, perché doveva essere tale, che sale su un albero come un ragazzino per vedere, si fa bambino, diciamo, la semplicità, vuole vedere. E Gesù lo incontra e va a casa sua, si mette a sua disposizione. Io, guarda, vengo da te, divento tuo familiare, questo significa. E Zaccheo capisce, ha trovato la ricchezza vera, e allora do il quadruplo di quello che ho rubato, tutto praticamente, cioè, non gli interessa più i soldi che lo avevano, gli interessa solo Gesù. Ecco, la salvezza è entrata in questa casa. Vedete, le troppe ricchezze spesso diventano un bagaglio ingombrante. Essere liberi per camminare bene. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà.
che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. Guardate che è una frase che interroga profondamente sul senso della povertà e del possesso. Forse qualche volta il Dio mette alla prova anche noi, religiosi. E si fa fatica anche noi religiosi a capire la prova. Un superiore maggiore parlava qualche giorno fa, una settimana fa, della difficoltà a vivere delle sue comunità, comunità dedite all'apostolato, dell'evangelizzazione, del servizio, il Covid, 2 anni praticamente di difficoltà relazionali, di attività, hanno prosciugato le loro disponibilità economiche. Ed erano in grande crisi. Ed è difficile dare una risposta. Credo che l'esperienza a volte della povertà ci aiuti a riscoprire il nostro primato. Lui sosteneva che il primato era il lavoro da fare, che non si riesce più a trovare chi chiama il predicatore, chi chiama a fare servizi di animazione, di... mancano, ci sono troppi operai e manca il lavoro. E non è proprio così. Probabilmente c'è un altro, qualche cosa da mettere in atto, proprio per il servizio. Non c'è una soluzione, c'è un abbandono, c'è una fede. Pietro, anche lui aveva avuto questa preoccupazione. Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, ma che succede? E Gesù dice: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi, a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto, in casa, fratelli, sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Interessante questo elenco. C'è una appartenenza nuova, un modo diverso di stare dentro i beni di questo mondo. Poi io vorrei aggiungere un'altra forma di ricchezza alla quale spesso ci succede come religiosi di attaccare il cuore. Non è una ricchezza materiale, ma il voto di povertà comporta una non avere nulla di proprio. E spesso noi rischiamo di avere come proprio, forse proprio noi stessi, come proprietà nostra, la nostra bravura, la nostra competenza, le nostre capacità. Cioè di non avere come unica forza e ricchezza Dio, ma di essere noi come persone, il nostro ufficio, le nostre capacità e competenze tecniche, lavorative, apostoliche, tutto buono, in serio, perché facciamo bene, cioè non è che facciamo male, facciamo bene. A volte questo bene lo facciamo come proprietà nostra. Le stesse nostre opere diventano la nostra ricchezza, che non è più Dio.
Guardate, può sembrare sottile, a volte non ce ne accorgiamo nemmeno. Sono gli altri che si accorgono di solito, intorno a noi. E allora facciamoci aiutare quando ci sono queste cose. Recuperiamo la nostra libertà, che non significa non fare, ma significa farlo nella libertà, nella gratuità. Perché vedete, nel nostro mondo efficiente, consumista, è difficile capire questo voto ed è ancora più difficile viverlo sempre in profondità. Voi capite che abbiamo davvero un percorso di espropriazione da mettere in atto, di abbandono, di lasciare, di avvertire la provvisorietà di tutto. Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Per cui la povertà non è questione di termini economici. Dio non è un economista, è un padre. Questo vale per quello che dicevo, per gli uffici, vale per tutte le abitudini anche che noi abbiamo. Quante volte ci costruiamo il luogo, il posto dove ci troviamo, la nostra vita abitudinaria. Noi siamo degli animali abitudinari. L'abitudine è importante, ci aiuta a fare meno fatica. E siccome a volte abbiamo poca voglia di fare fatica, allora non ci rinnoviamo. Fare un trasferimento, cambiare casa, cambiare abitudini è dura, specie alla mia età, alla vostra età, è dura. A volte il Signore chiede anche questa spogliazione. Spesso il nostro attaccamento eccessivo verso queste cose può diventare un impedimento ad avere davvero Dio come unico tesoro. E poi un ultimo elemento che vorrei sottolineare: il voto di povertà ci aiuta a diventare solidari con i poveri, quelli che di fatto noi non vogliamo avere niente, abbiamo rinunciato, ma ci sono coloro che non ci hanno rinunciato ma non hanno niente, e noi diventiamo solidari. Vedete, prima che il dare loro beni materiali, dobbiamo imparare a dare l'unica nostra ricchezza, che è Dio. Troppe volte la nostra carità è come quella del mondo, a modo suo, dà per comprare, e a volte si comprano anche le, si vendono le persone, si arriva. Lo sappiamo. E si ammanta questo di carità, di aiuti. Per noi la povertà è anche diventare solidali con le folle stanche e sfinite, azzannate dal lupo, sbranate e gettate via, che hanno bisogno dei buoni operari. Come vedete, allora, i voti continuano a purificarci, a rinnovarci, e la vittoria contro quelle delle nuove concupiscenze di cui parlava l'Apostolo Giovanni. L'ultimo voto, non l'ultimo, è il penultimo, che sono per noi quattro. Il voto di obbedienza. In fondo il voto di obbedienza è quello che Gesù vive in tutti i momenti. C'è un verbo che ricorre molto spesso nel Vangelo, il verbo deoma, è lo stesso verbo della rogata, significa bisogno, è necessario che questo avvenga. Si compia la tua volontà, Padre, non la mia.
E direi che tutta la vita di Cristo è quasi una lotta per rimanere fedele al progetto del Padre. Ed è una lotta perché in parola obbedienza è quello che patì, dice la lettera agli Ebrei. Non è una cosa facile, è una cosa da vivere sulla propria pelle. E noi lo sappiamo. Perché l'obbedienza non è qualcosa di astratto, io obbedisco sempre quando il superiore fa la mia volontà. Mentre l'obbedienza coinvolge tutti, è tutto. Bisogna essere obbedienti di tutti a tutti e di tutto a tutto. Cioè è una sottomissione al tutto che è Dio. E questa si esprime in un ascolto anzitutto. Obbedienza è anzitutto un mettersi in ascolto di Dio, del suo progetto di amore, della sua grazia. È un ricercarlo, ricercando nell'ascolto fraterno, nel dialogo. Nel confronto. E poi il cammino sinodale di cui parla Papa Francesco, anche se ho l'impressione che sia molto poco capito. Perché si fa un salto. A chi tocca decidere. Ed è sbagliato. Perché anche chi decide deve farlo in obbedienza. Se non lo fa in obbedienza, fa un atto di superbia immenso, si sostituisce a Dio. Dice la mia volontà è la volontà di Dio. Ruba. A Dio non si può rubare, alla fine si ruba a se stesso. Cioè, cosa intendo con questo? Non che non ci sia il superiore, non vorrei essere frainteso. E indica che tutti devono entrare nella logica di ricercare con tutte le forze il progetto di Dio e poi obbedire, cioè sottomettersi a questo progetto. Il cammino del discernimento va fatto in modo particolare anche da chi è superiore. Cioè, se io come superiore, ammettiamo, non faccio serenamente, con tutte le forze, con la preghiera, con l'ascolto, ascolto del cuore delle persone, delle situazioni. Certo, poi sono chiamato a fidarmi. Alla fine devo assumere la responsabilità, devo decidere. Però decido in obbedienza. Non decido secondo quello che penso io, ma in obbedienza a quello che Dio mi ha illuminato. Può sembrare semplice, ma non sempre è semplice. Se non facciamo il discernimento di cui chiacchieravo con un vescovo non molto tempo fa, in cui stavamo parlando proprio del sinodo. E lui, che stavamo nella riunione del clero, ha detto, vedi, fatto verso di me, vedi, ho consultato tutti chi dovevo far paro, chi dovevo far paro. Tanto alla fine decido io, a me ha detto, a loro non l'ha detto, a me. Tanto alla fine decido io, dice che devo fare. Quello non è discernimento, c'è l'eccellenza, forse dovrebbe ascoltare un momento. Cioè, a volte ci succede questo, perché abbiamo fretta, abbiamo... Il discernimento a volte richiede tempo, richiede pazienza. E la volontà di Dio, per noi c'è un livello di obbedienza ulteriore, che è quello dell'obbedienza al divino comando di Gesù. Perché è un comando, è un imperativo, vedete, pregate. Cioè è un pregate necessario. Entriamo in quel Dei di cui parlavo all'inizio di Cristo. Questo sottomettersi, obbedire al Padre.
Anche per noi il quarto voto non è altro che entrare nell'obbedienza di Cristo al Padre, che lo ha mandato come buon operaio, come capostipite di tutti i buoni operai, coloro che vanno a mietere. Serve un commentare perché vedo che il tempo si è allungato anche quando succede. Adesso ho sintetizzato un corso qui di una settimana, quindi di 10 lezioni. E, però credo che sia importante capire già il nocciolo, cioè Gesù partecipa alla passione del Padre per la salvezza dell'umanità. Ti manderò e comanda me. E lui va, viene e opera attraverso il dono totale di sé. Guardate che non salva l'umanità quando predica, quando annuncia, quando cammina, quando fa miracoli. Quelli sono solo segni, passaggi. Salva l'umanità quando vuole e risorge. Quando è più debole, più fragile, più nulla. E diventa capostipite nuova umanità di operai, di apostoli, che lui chiama, sceglie. Sappiamo come li chiama, li sceglie, in preghiera. Passata la notte in orazione, ne scelse 12. E anche quei 12 fanno un cammino. E loro stessi cominciano a imparare il sistema. Quando scelgono i diaconi e gli aiuti. E poi man mano la Chiesa si sviluppa sempre attraverso la preghiera, la scelta. E il pregare di lui. E noi entriamo in questa obbedienza che è di Cristo al Padre, ma che è anche della Chiesa. Ci facciamo carico di questa obbedienza della Chiesa. E diventiamo noi, con la nostra identità, obbedienza orante della Chiesa che invoca i buoni operai. Ecco, allora vedete, i voti non sono altro che l'espressione della potenza di Dio su di noi, che viene a coprire, sanare, rinnovare la nostra fragilità, la parte nostra, il grande impegno, la grande passione di cercare, di volere, di appartenere a Cristo, di lasciare tutto ciò che non appartiene a Lui, che non appartiene al Suo regno, alla Sua grazia.